PlayStation non sarà presente alle 3 2021. Anche quest'anno Sony salterà infatti la fiera a Los Angelina, nonostante il nuovo format che prevede un evento tutto in digitale. Il publisher nipponico però non sarà seguito dai suoi diretti concorrenti, che parteciperanno invece alla diretta in streaming. Ecco quindi chi ci sarà e chi no alle 3 2021. L'Electronic Entertainment Experience 2021 si terrà dal 12 al 15 giugno, interamente online ed in streaming. La nuova formula prevede una serie di presentazioni e panel che potranno essere seguiti in diretta e gratuitamente da tutti. Considerando che si tratta di un evento esclusivamente online, è probabile che le presentazioni siano maggiormente concentrate, con una scaletta che potrebbe essere particolarmente interessante. L'annuncio di ESA fa pensare anche a nuove opportunità per gli utenti da casa. Le voci delle ultime settimane parlano di demo via streaming e di alcuni giorni che potrebbero essere dedicati alla copertura della stampa specializzata. PlayStation però, come detto, non ci sarà. La compagnia nipponica ha deciso di seguire le orme di Electronic Arts, Activision Blizzard, Sega, Bandai Namco e Square Enix. Probabile che decidano di presentare in autonomia le proprie novità. Le adesioni comunque non sono ancora chiuse, quindi chissà, magari nei prossimi giorni qualcuno deciderà di cambiare idea. Tra le compagnie che hanno confermato la propria presenza spiccano invece Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros. E Koch Media. Una lineup notevole che include ben due produttori principali come Microsoft e Nintendo. Particolarmente interessante anche la presenza di Take-Two tra le etichette che hanno deciso di sostenere l'E3 2021. La compagnia americana, cui fanno capo Rockstar Games e 2K, tende infatti a evitare di solito la fiera estiva per eccellenza. Rimane insomma da verificare la quantità e la rilevanza delle presentazioni alle 3, ma i nomi importanti non mancano di certo. Voi che cosa ne pensate della svolta in digitale della fiera? Sarà un modo per rilanciarla oppure per mettere la definitiva pietra tombale sull'evento? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se avete trovato questo video interessante lasciate un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella delle notifiche per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi, mentre a me non resta che ringraziarvi per aver guardato e darvi appuntamento al prossimo video, sempre qui su multiplayer.it.